Benvenuti a Compila, quindi va. Eccoci qui. Hi guys, come direbbe la Ferragni. Un po' alta questa musica. È una live un po' improvvisata, quindi non so se c'è qualcuno in ascolto, ma io intanto chiunque guarda questo video lo saluto in anticipo, così non rischiamo di fare brutta figura. Tanto questa era un po' una live che ho fatto, come dire, per non perdere l'abitudine, ecco. Quindi diciamo che per stasera non c'era un argomento specifico da vedere, era proprio un po' di sperimentazione di codice in particolare con la libreria grafica Schia, che ho ripreso a studiare un attimo, un pochino in questi giorni. Oddio, ho visto che è uscito un aggiornamento a novembre, ma ancora una major version, ma ancora non l'avevo iniziato a guardare. E siccome una delle idee che vorrei portare nelle prossime live è sviluppare un giochino molto semplice in realtà, quindi qualcosa di non particolarmente complicato, ma per provare giusto a disegnare interfacce con questa libreria che ha un sacco di effetti, un sacco di cose interessanti, ho detto iniziamo a guardarci, iniziamo a studiare, ho detto perché non farlo direttamente, come dire, live su Twitch. E così ho detto facciamo una live, andiamo live, usiamo il nostro canale, quantomeno magari qualcuno, secondo me capita spesso di seguire anche delle live in modalità lurking nella serie qualcosa faccio mentre segue in sottofondo ascolto. Ho detto approfittiamone e magari qualcuno che vorrà collegarsi così mentre siamo online o nei prossimi giorni vuole rivedere un attimo cosa abbiamo fatto, lo può eventualmente fare. Sì, non ho cose particolarmente elaborate per fare delle live, come dire, su argomenti specifici e quindi presentare un po' di cose, perché è stato un periodo un po' pianotto. E infatti poi è qualche settimana che non faccio live dolosamente, quindi ho deciso di riprendere per non perdere l'abitudine, appunto, come dicevo. Però per il nuovo anno diciamo che qualche cosa in cantiere ce l'ho. Stavo provando a buttare giù quello che potrebbe somigliare a un calendario editoriale, anche se parla, come dire, descriverlo così è una parola grossa, però ci saranno senz'altro delle cose da vedere di interessanti, anche già un pochino preconfezionate dal punto di vista, appunto, di sotto forma di tutorial, quindi qualcosa di più guidato, magari coinvolgendo, appunto, anche altre persone, altri esperti, così da fare una cosa un po' fatta un po' meglio. Direi che qui stanno già tutti festeggiando Natale, vedo che chat non c'è nessuno, ma in effetti è stato un po' organizzato in sordina dopo qualche settimana che non streamavo, e quindi uno dei motivi anche di questa live è un po', appunto, far capire che non mi sono stancato, sono stato un po' impegnato, ho fatto corsi su qualunque cosa in questo periodo, tra MongoDB, Python, Vue.js, c'è stato dentro di tutto e di più. E quindi, come dire, ho dovuto preparare materiale per quelli, le live, anche perché sono stato in trasferta a Bolzano per un corso, quindi sono andato anche a vedermi i mercatini. Insomma, alla fine è stato un po' difficile organizzare live nella maniera classica, una volta a settimana. Ho dovuto prendermi un po' questa pausa, ma l'intenzione, appunto, tranne il periodo natalizio, di poi ripartire nell'anno nuovo magari con qualche contenuto interessante. Ci sto pensando, ci sto studiando, e quindi appena riuscirò a raccimolare un po' di cose
vedrò di pubblicare magari anche in maniera un po' anticipata e eventualmente riuscire magari a farlo su diversi canali, su anche su YouTube, quindi un po' provare un po' a allargare le live, quindi partire anche da fare proprio su più canali, in modo da poter avere la possibilità di fruire di contenuti anche altrove, soprattutto per le live con ospiti e cose di questo tipo. Niente, vedo che siccome non c'è nessuno, tranquillamente ci spero e controllo che sia partita la live, che non sarebbe la prima volta che mi capita una gaffe di questo tipo, ma non vorrei buttarmi giù la banda come succede al solito. No, direi che ci sono, mi vedo, quindi ci dovrei essere quantomeno. Buonasera Vision, allora c'è qualcuno nelle vicinanze. Vision for All, c'è ben arrivato, come va? Un po' che non ci si sente quantomeno su questo canale, quindi. Però l'altra sera eravamo dall'amico, mi sembra, Onni Amis, oppure sei online, esatto. sono stato un po' latitante, spiegavo prima che ho fatto un po' di corsi anche in giro, in trasferta, e quindi purtroppo tra connettività limitata e impegni non sono riuscito a fare tutte le Starlink connesso. E io purtroppo ho una fibra, tra l'altro l'altro giorno sono passati tecnici strani qui nel condominio a tirare cavi nei tombini, ho detto l'importante è che non staccate l'esistente, poi per il resto fate quello che volete, ma la connessione mi serve non solo per le live ma anche per lavoro, e quindi ho detto speriamo che non facciano del sabotaggio, o quantomeno se mettono giù qualche cavo nuovo, mettono giù dei cavi solidi, almeno un po' una fibra un po' più veloce, non che questa sia lenta, anche se a volte ha queste cadute, questi drop dove sparisce il segnale poi riparte, ma da quel che ho capito non era solo il problema della mia connessione, ma era anche Twitch che ogni tanto faceva queste cose un po'. Il mio aiutante è qui sul divano che dorme, il mio aiutante gatto ispiratore, quindi quasi quasi io mi metterei direttamente a guardare un po' di cosine, giusto perché infatti l'idea di questa live era appunto io scrivo un po' di codice così come passatempo rimanendo live, se qualcuno passa saluta, quindi non c'era l'obiettivo di presentare nulla, di fare nulla di particolare come invece a volte ci capita di fare, perché purtroppo il tempo per preparare è stato un po' tiranno. I tecnici strani sono passati anche nella mia zona, ma pure questo giorno a cambiare le strade ci manca, che di notte ci illumino. Magari non addobbi, non lo so. Ah, è più che altro, nessuno sapeva niente, quindi io ho aperto, però spero che non ci abbiano messo delle cimici o cose. Vabbè, tanto poi per quanto mi riguarda grossi problemi non ce ne sono. Ma per adesso che mi devo anche fare la barba, quindi punto mentale, insomma, lo scrivo su Google Keep, altrimenti mi scordo, quindi lo scrivo anche lì sopra quando mi devo lavare i denti, va bene. Quindi adesso cambio videata, no? non c'è direi gli afficionato, se stanno già festeggiando Natale, e quindi, ma è giusto, sono stato troppo tempo senza fare live. Che mi volevo studiare? No, se mi volevo studiare questa libreria grafica, si chiama Skia, che è una libreria di Google. In realtà devo guardare il porting su Delphi, che è stato fatto abbastanza bene, quindi ha delle potenzialità grafiche abbastanza interessanti. Adesso intanto la chat dovrei riuscire a leggerla, quindi posso andare, magari abbasso un po' il volume del desktop che è un po' altino, forse troppo,
Una furia, entrare nel canone delle vecchie linee per costringere la gente a passare a nuova fibra. Ah. Infatti non mi aspetto nulla di nuovo, è arrivata una bolletta della luce che ancora è normale, quindi infatti mi chiedo quando mi arriverà il salasso definitivo. Speriamo mai. Allora, questa bella libreria, Schia for Delphi, Learn More, GitHub, che è dove ci sono più informazioni. Quindi io me la sono già installata da Getit, è una libreria che ha delle cose carine. In realtà avevamo già fatto una live su questa libreria che supporta un po' di cose strane, tipo gli adesivi Telegram come questo, che è carino, e le GIF animate, sì, un po' di stili del testo con Unicode, quindi anche questa cosa qui che è molto interessante, per quanto utilizzo molto particolare, soprattutto per i linguaggi right to left. Questa signature la volevo usare anche questo espediente, in realtà, con l'idea di fare una sorta di tavoletta grafica da tablet a desktop, che potrebbe anche essere una delle idee che potrei portare avanti. Oh, questo è carino, il fatto di trasformare in 3D le rotazioni, le trasformazioni. È una libreria che ha un sacco di cose interessanti. L'idea è quello di sfruttarla per un gioco molto semplice che volevo fare, però, come dire, non volevo utilizzare dei componenti o comunque che caricare singolarmente delle immagini in diversi componenti e replicarli, o usare una classica, per dire, grid, perché comunque quella che dovrei fare una sorta di griglia, però provare, come dire, disegnare un po' tutto manualmente all'interno di questa, di questo canvas. C'è un canvas 2D ad alte prestazioni, come si vede, che fa gradienti e quant'altro, quindi non so, provare a disegnare uno sfondo, ecco, forse il modo più interessante per iniziare a fare qualcosa poteva essere appunto in realtà quello di provare questa firma, quindi questa sorta di la parte dove c'è un disegno a mano libera per vedere come funziona. Il fatto è che ho visto che molte delle funzionalità, oh, queste sono carini, i filtri sulle foto, molte delle funzionalità un po' più, come dire, cazzute, di quelle più interessanti, hanno il problema che sono fatti con degli shader, sono un linguaggio a parte che io onestamente non conosco, quindi non ho proprio una dimestichezza con la grafica in senso stretto. Ho la scritta che mi mangia la faccia, adesso provo a spostarmi appena un po' più su, così mi si vede. Olè. Così che sono un po' incastonato dentro il logo, che un pochino ci sta, ma... E quindi, insomma, dare un'occhiata un po' a questa libreria e le feature che ha. Il codice è molto leggibile, più che quello della libreria, anche quello necessario. Vabbè, cioè, si scarica come un package. C'è un'opzione enable Schia da abilitare per far sì che sul deploy del progetto venga distribuita anche una DLL, che è quella con cui si fa il binding. Quindi fin qui tutto interessante. Poi ci sono un po' di esempi legati al fatto di come si va a disegnare, ad esempio, delle figure geometriche molto semplici, come si scrive il testo utilizzando dei font, degli effetti particolari, molto bello questo testo sfumato con questo colore. Come fare un... questa l'ho sfruttata anche in un demo, Make PDF, un PDF dove praticamente quello che disegniamo in realtà viene disegnato sul PDF, è una cosa molto interessante. È un po' diverso da fare documenting, cioè proprio creare un documento, però comunque ha le sue capacità. Vabbè, qui c'è la comparazione dell'uso abilitando praticamente questa è l'immagine animata stile Telegram. Poi c'è il supporto al formato Lottie, che non è quello del golf, il cartone animato del golf, ma una sorta di
il JavaScript di SVG con animazioni fatte in JavaScript, che è molto interessante. Io non ne ho mai saputo l'esistenza fino a quando non l'ho trovato qui e non ho visto il supporto sponsor e partner, i vari contributor. Quindi questo è quanto, questa è l'ultima versione, che direi che è poi la stessa che ho installato io. Quindi io quasi quasi mi vado ad aprire il demo che viene fornito a corredo per vedere se c'è la possibilità di fare una cosa interessante, ovvero fare che cosa? Fammi vedere, Schia for Delphi. Ok, questo è il famoso demo, quindi è lo stesso che si vede in poche parole nel filmatino. Io faccio un momento di buio, accendiamo le nostre luci serali e luce fu. E che diavolo volevo fare? Ah sì, dammi un'occhiata a questo demo. Ok, adesso lo vado a lanciare. Che poi è lo stesso che si vede nel filmato. Oh, made with love with Rust Studio. E poi andarmelo un po' a, come si dice, a pistolare, come si dice in gergo tecnico, e vedere un po' che cosa offre. Ci hanno lasciato un angolino molto ristretto dove recuperare. Potevano essere un po' più, ecco, ce l'ho fatta, non riuscivo a prendere il controls. Animated image, c'è questo simpatico Rocket JSON che è anche tra l'altro vettoriale, un check utile per conferma, come loadings vari. Okay, ok, questi direi che sono le ultime cose che su cui mi potrei concentrare. Telegram sticker sono interessanti, guardate, è di una fluidità, sicuramente in live non si vede, ma di una fluidità tremenda, ci si vede molto bene. Le WebP, vabbè, sono piccole, questa è molto pixellosa effettivamente. Ciao GX Diablo, benvenuto. Quindi a parte vedere un po' di queste, c'è anche la paint box, quindi vabbè, il gradiente penso sia una delle cose più normali che si possono fare. Scrittura freehand, ecco, questa è la cosa che una delle cose che mi interessava poter essere questa funzionalità, perché mi sarebbe piaciuto riprodurla. Oh, mitico Sandro Delphi, ben arrivato, ben ritrovato, quindi bentornato anche a te. Sarebbe stato interessante riprodurla mettendola in comunicazione con un'applicazione analoga che scrive, diciamo, in questo modo, fatta sempre con Delphi, però magari da ospitare dentro un tablet da mettere in comunicazione via Bluetooth. In poche parole, volevo fare una tavoletta grafica senza spendere 140 euro per una tavoletta grafica. Quindi in realtà si spendo magari 1000 euro di licenza, però. Ed era una delle cose interessanti che mi sarebbe piaciuto provare, perché comunque i componenti ci sono, le funzionalità ci sono. Quindi touch or click screen, and move to draw. Ok, è abbastanza interessante, quindi volevo vedere un po' come era strutturata questa cosa. Un'altra cosa sempre per lavorarci con farci un giochino, era interessante anche questo SVG, è bellissimo, molto
questa parte potrebbe stare benissimo per lo sfondo dell'eventuale gioco, quindi appunto vedere un po' di questi elementi, poi capire come combinarli per, come dire, divertirsi, farsi un giocherello mettendo assieme un po' queste cose, cioè disegnando uno sfondo e facendo insomma un po' di queste cose. C'è anche tutto il sorgente, quindi dopo qui ci sono tutte le gli effetti speciali, quindi quelli che si vedevano, tutte queste deformazioni un po' particolari, stretch corner, anche questo non è male come editing, perché devo solo vedere quali di questi sono un po' stati implementati come shader o come... c'è la carta, la profondità, l'asse delle Z, la Epsilon. C'è la musica che è un po' è partita in... ok, quindi da dove, ad esempio le particles sono interessanti, queste robine qui. Il problema, potrebbero tornare anche utili ad esempio per il giochino che volevo fare, ad esempio in un caso di veramente molto molto cinematiche. Giancarlo Silecchia, ci ho letto bene, già subscribe, ben arrivato, benvenuto. Non ho visto, di solito scrive follow, evidentemente magari c'è un errore oppure è cambiato il, non penso si sia abbonato, che qualcuno sia così pazzo da abbonarsi a questo canale, però a parte quello, anche questo è molto interessante. Ecco, qualcuno che magari fa una tipo esplosione, ecco, poteva essere interessante per adesso l'ho perso, ma c'era qualcosa del genere che esplodeva. No, questo va bene per la vittoria, dai. Orientation. Sono questi pipistrelli. Vabbè, ok, quindi anche questo è molto bello come demo. Solo che sono tutti scritti in un linguaggio che io non conosco, e quindi, come dire, devo un po' prenderci dimestichezza e vedere un attimo come gestirli. Quindi chiudo, torno un attimo qui. E anche perché questo demo è fatto in maniera un po' particolare, cioè è strutturato con delle finestre che vengono intercambiate. Tra l'altro c'è questo splash screen qui, secondo me ci hanno messo un SVG animato, sì, perché vedo che c'è il quindi da qualche parte sicuramente c'è il source. Ah, hanno animato solo questa parte, quindi... Ma quindi se qui lo salvo, che vado a salvare tutti gli effetti... Ah, un file Lotti. Tutti in campo con Lotti. Quindi rad.json mi salva questa animazione, che è quella che vediamo all'ingresso. Made with love in RA Studio in Delphi, ok. Quindi questa è quella che lui visualizza all'inizio e poi presenta il menu con cui si accedono alle varie sottoschermate. Quindi se ad esempio fossi interessato alla parte della firma, perché poi c'è questo base, questo viewer, paintbox, che secondo me è la classe base di tutte le viste che fanno uso di una paint box, come il caso della firma, mi viene da dire.
cioè basta ereditare questa vista probabilmente, e la paintbox è già configurata. Tra l'altro inizia già a disegnare con, c'è già il disegno, quindi vedo che draw procedure, dove viene inizializzata questa draw procedure? Qui a nil, se assegnata viene eseguita sullo show. Ok, quindi da qualche parte viene mostrata questa videata con la paintbox, che è il controllino che ci offre praticamente questo canvas 2D, questo canvas bidimensionale con le funzioni per disegnarci dentro delle righe. Quello che ci viene disegnato è lasciato, come dire, astratto come implementazione da definire sul momento, e viene passata a questa show. Quindi quando viene mostrata gli viene detto che cosa fare. Quindi se io mi cerco, mi viene da dire, i riferimenti a questo show, mi trovo diversi percorsi, mi interesserebbe quello del disegno. Path and effect, path fill types, transform, stretch, paintbox, vedo tutti tranne quello che va a disegnare, quindi vuol dire che o non usa la paintbox oppure rounding sharp corner, oppure ha un nome diverso e quindi infatti non è questa. Quale potrebbe essere? Pattern effects. Allora, sicuramente dovremmo andare a indovinare quantomeno il menu che viene chiamato per questo tipo di... Quindi questa è la main, adesso non mi ricordo più dove era la voce di menu, lo torno a lanciare perché... Ok, questa animazione molto carina era Drawing Basics, mi sembra. Draw Bezier Curve. Ah, ok, questo è un Translation, Rotation, non era qui. Controls, Paintbox, Freehand Signature. Ok, quindi se io cerco questo Freehand Signature, direi che prima o poi dovremmo trovarlo. Button Freehand, Freehand Renderer. Ah, ok, ha usato questo simpatico renderer. Quindi qui siamo all'interno di... Ah, ok. Quindi va a creare la finestra e gli passa questa classe come la classe che viene utilizzata. Ah, ok, qui c'è il famoso show. Questa allora è la famosa funzione draw. Control creation function. No, c'è l'overload che prende questo freehand renderer. Quindi qui praticamente è il luogo dove si verifica il misfatto, in poche parole mi pare di capire, cioè dove si va a fare tutto il lavoro. Questa roba praticamente si prende un canvas di Skia, quindi dove disegnare, e nel momento in cui noi tracciamo col mouse facciamo tanti piccoli percorsi, che è il motivo per cui viene mostrato in maniera così nitida e unita, non lasciamo dei puntini, fa una miriade di percorsi che finiscono anche dentro una lista, e questo ci può essere comodo perché la lista la possiamo sempre replicare, serializzare e quindi anche trasferire idealmente via Bluetooth, quindi questo ci può stare. Ok, quindi quando il mouse è premuto lui si salva che stiamo premendo il mouse, crea questo oggetto Path Builder che suppongo servirà per costruire un percorso XY, quindi per tracciare
cioè man mano che muoviamo il mouse in realtà facciamo delle micro linee rette che alla fine sembrano una curva, però che servono per tenere il tratto unito, mi pare di capire. Ok, quindi ci stiamo. Recupera l'ultimo punto e nel path builder fa lo step al prossimo punto e current path rimane a nil. Current path sarà un riferimento al percorso che siamo in, che stiamo percorrendo, quindi nel momento in cui clicchiamo praticamente inizializziamo il percorso. Mentre muoviamo la dov'è? Mouse move, andiamo ad aggiungere line to, praticamente delle linee a questo percorso laddove identifichiamo che il mouse si è mosso, e poi diciamo alla paint box di ridisegnarsi. Sul mouse up o mouse leave, quindi nel momento in cui usciamo, ah ok, mouse leave è quando usciamo dal controllo col puntatore, ma anche col mouse up, cioè quando lo rilasciamo, se usciamo dalla schermata o molliamo il tasto, diciamo, se non abbiamo un percorso corrente, allora andiamo a prendere lo snapshot del path che stiamo costruendo, aggiungiamo i percorsi a quelli già esistenti e poi riparte il giro. Quindi nel momento in cui clicco creo questo builder di percorso, mentre mi sposto aggiungo i segmenti, quando rilascio prendo quel percorso e lo aggiungo all'insieme dei percorsi già definiti e riparto. Questi me li tengo in memoria e poi da qualche parte c'è questo on draw che cosa fa? Che va, come dire, a fare una cattura del canvas, quindi lo va a bloccare, va a definire, ok, delle coordinate, questo clip rect, dove avviene chiaramente l'area del disegno, seleziona il colore, il tratto e va a disegnare i miei path. Ok, quindi di volta in volta quando rinfreschiamo l'applicazione stiamo ridisegnando, è come se ritracciassimo i path che abbiamo fatto in precedenza. Quindi, cioè tracciamo i vecchi e tracciamo uno snapshot di quello che stiamo disegnando, quindi abbiamo anche una parte del nuovo. Non mi è chiaro cosa si intende per percorso in un disegno, perché questo è un disegno, cioè metti che vuoi disegnare un poligono, la cosa che tu puoi fare è dargli i punti e quindi definire un percorso, ovvero gli dici, adesso lo faccio direttamente sullo schermo così c'ho il tool, gli dice ad esempio ho un path, è una lista di oggetti poi alla fine che ti dice che hai un punto qui, magari uno qui, e poi gli dici uno qui e poi gli dici di chiuderlo anche. A quel punto questo il tuo path è un insieme di coordinate, quando tu sceglierai ad esempio colore rosso e un certo effetto gli dirai di fare lo stroke, come c'è qui, stroke up round, lo fa arrotondato, lui userà questi punti per andare a unirti, vabbè, in maniera più precisa ovviamente, tutti i punti con una retta. Quindi il path sono le coordinate di tanti punti che alla fine poi diventano un percorso. Quindi è un po' come virtualmente mettere giù queste coordinate senza disegnare però qualcosa, perché io il percorso potrei dire lo uso per definire ad esempio un'area dove che mi può servire per ritagliare un'immagine prendendo quel pezzo, oppure potrei dire faccio un fill, cioè la chiudo l'area sottesa da quel percorso, dalle rette che congiungono i vari punti, e faccio un riempimento, oppure faccio delle linee attorno come in questo caso sta facendo. Qui secondo me lo sta usando come usa dei percorsi, cioè come spediente, perché sta disegnando una firma a mano libera. Quindi io praticamente cosa faccio? Premo il mouse e poi come in questo caso inizio a fare dei movimenti in questo modo, tenendo premuto, e lui disegna. Solo che normalmente qui secondo me in questo tool che disegna video hanno adottato lo stesso accorgimento,
La mouse move ti dà delle coordinate, ma se tu sei molto veloce, fai ad esempio così, la mouse move ti dice, ti dà magari questa coordinata qui, e poi ti dà questa, ad esempio, poi magari se sei molto veloce ti dà l'ultima e non ti dà quelle intermedie. Se tu disegnassi qualcosa in quei punti avresti tre puntini distinti. Cioè più vai piano più fai una tinta unita, una riga unita, più vai veloce più lasci buchi. Invece nella loro mente, e probabilmente anche chi ha progettato il tool Zoom, loro cosa dicono? Ogni volta che io ricevo una coordinata che mi dice dove il mouse si sta spostando, io non vado a disegnare in quel punto, ma definisco un percorso formato da punto di partenza, il punto che ho ricevuto, il punto successivo e l'ultimo punto. E dopodiché gli dico stroke, cioè fai il segmento, e lui li unisce tutti. E l'effetto che ottengo qual è? Che io, pur muovendomi e facendo dei balzi e generando come eventi delle coordinate sfalsate, comunque ottengo un tratto unito e non un tratto con dei buchi, perché lui non disegna solo nelle coordinate ma le unisce, quindi ottengo un percorso, come dire, continuo. Quindi, per cui il path ti dice i punti, è una lista di punti, direi che non, cioè è un po' più complessa perché magari ci sono delle, infatti, delle opzioni in più, cioè magari delle, infatti se vediamo qui all path canvas draw path, lui per draw path cosa vuol dire? Che qui dentro ci sarà una lista di punti, e il draw path vuol dire che lui con le opzioni che abbiamo selezionato prende quei punti e traccia delle linee di congiunzione. Come le traccia? Con spessore 4, quando ha bisogno di fare delle curve, questo cap round vuol dire che laddove i due segmenti si, come dire, si, no, qui, si intersecano, non è due quadrati ma magari c'è una stondatura, quindi che poi è più o meno accentuata a seconda, direi, di questo make corner, che è appunto un path effect, cioè gli dice l'effetto del percorso deve avere una stondatura, magari 50 ti viene più o meno stondato, 10 diventa più quadrato, 100 diventa ancora più morbido. Poi c'è il colore, e anti-alias vuol dire che appunto quando fai la tinta di colore blu, dove il tratto è centrale è molto blu, all'esterno è bianco, nei passaggi intermedi c'è un colore intermedio, per far sì che il tratto diventi sfumato, che sia ben armonizzato con... Però fondamentalmente noi gli diamo solo un percorso di punti. Quindi questo è un po' il... No, è interessante come idea, perché così il tratto è continuo, però l'utilità di avere questi punti è utile per chi me li posso contenere in questo oggetto e magari anche trasmettere via streaming. Così se disegno sulla tavoletta mi trovo le coordinate e... Sì, forse un po' esagerato ci ho calcato un po' troppo, però in realtà io me lo stavo dicendo a me, poi per vedere se io avevo capito, dopo se io ho capito, quindi per cui quasi mi piacerebbe provare a fare un'applicazione vuota, metterci dentro questa super paint box delle meraviglie, magari lancio un altro Delphi, così mi tengo questo codice sotto, e magari provare un attimo a riprodurlo. Quindi in ogni caso facciamo un'applicazione multi-device, una blank application, così volendo la possiamo portare su qualsiasi dispositivo. Ok, questa è la mia. Quindi facciamo uno spike, facciamo uno schia test. Allora, questo lo chiamiamo signature. Ok, allora signature forms main. Signature, tanto per dargli un nome. Quindi questo signature name. Main form, ok, quindi ci buttiamo dentro,
possiamo buttare dentro un frame. Vabbè, potremmo sviluppare tutto qua in realtà, oppure dire famose un frame separato con la logica, perché dopo magari se viene bene lo vado a riportare multi-device. Dove sono finiti i frame? Individual files, FireMonkey frame. Ok, quindi questo facciamo che sia la nostra signature frames. Portiamo paper, la carta, quindi così. Quindi questa è la nostra carta. Name, paper frame. E poi lo andiamo a istanziare qui sul main form. Scegliamo frames, paper frame, e lo mettiamo qua, paper frame 1, pf1 chiamiamolo, oppure paper, così. E questa è la nostra istanza, vabbè, buttata lì un po' a casaccio, ma tanto poi adesso la sistemiamo di qua. Ovvero gli diciamo che normalmente dovrebbe allargarsi, occupare tutto lo spazio disponibile, così, ecco, così si è già adattata. Quindi lavoriamo poi su questo eventualmente. Quindi ci vuole la paint box. C'ho la mia testa davanti, però in realtà vedete qui ci abbiamo quella normale che conosciamo tutti, o quantomeno dovremmo conoscere, che in realtà mi è tornata utile tante volte nel momento in cui dovevo rappresentare qualcosa di custom sul video, cioè avere qualcosa che ti dice ok, disegnami che sono tua e ti dà direttamente gli oggetti di disegno. È comoda, soprattutto quando puoi usare anche le funzioni 2D, GDI Plus, fare delle cose un pochino. Però ecco, noi abbiamo anche questa Animated Paint Box, però l'animazione lavorerà in quel linguaggio un po' strano. Io lavoro su questa, cioè sulla Paint Box SK di Skia, quindi questi sono i componenti di Skia. Mi finisce lì in mezzo, ma adesso la andiamo appunto ad ancorare. La chiamo Paint Box, se posso. Potrei, posso, si può, sì. Ok, quindi nella nostra carta c'è questo controllo che è quello con cui noi faremo tutti i disegni, ovvero avrà un draw, un evento draw, che viene richiamato quando ha bisogno di dire ok, dobbiamo disegnare qualcosa, e giusto per scriverci qualcosa, text blob, write text, text, draw simple text. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ci scrivo ciao Skia, così x e y 0 100,100, mi vuole anche un font. Se gli passo nil e nil si arrabbia. Beh, proviamo, al massimo mi farà quello che si dice informaticamente un dito medio. Esatto, font cannot be nil. Ok, grazie, ho capito. Beh, giustamente se devo scrivere del testo, quantomeno gli dovrò dire il carattere, quindi SK font. Ok, qui c'è un esempio di creazione di font. Beh, c'è anche un make default che non ci guasta, quindi L font, ops, scritto due volte, L font. Make default, tanto dovrebbe dialloccare, forse c'è l'ultimo parametro, ok, è paint. Cannot be nil, vuole un ISK paint. Questo ISK paint che roba è? Ah, ce n'è uno qui.
Ah, sono le proprietà del colore, del testo. Perfetto, quindi il font è, diciamo, la faccia. C'è il testo, le coordinate, la faccia e poi la L-Paint vuol dire è un disegno e sono le caratteristiche, quindi anti-alias, colore. Quindi vado a fare L-Paint. Qui usa, beh, CK Paint Create. Forse ci sono già questo Paint Style. Ok, stroke and fill. Vabbè, in realtà non è una figura, quindi non mi interessa. Paint, abbiamo anti-alias. Qui dobbiamo forzare un attimo la mano, direi. Ok, anti-alias true. E all'interfaccia, perché gli ha detto qui alpha colors. Ah, che diavolo sto scrivendo? Ora, tomato addirittura. Ok, quindi così dovrebbe essere rossa. Ah, scusa, devo ancora passare qui. Ok, vediamo se esce qualcosa o meno. Ok, ciao Schia, perfetto. Quindi la Paint Box, quando viene mostrata, dice ok, è il momento di disegnare, passa tutto alla nostra routine di disegno. Cavolo, però è veramente scalato benissimo, cioè, se andiamo a analizzarlo veramente da vicino, l'effetto anti-alias si vede, perché questo arancione, questo colore tomato, sfuma sul bianco in maniera molto gradevole. Probabilmente live, per effetto della compressione, non si vede bene, però c'è visto qui sul mio schermo, non è male come resa, pur essendo un testo del manga, però ok. Quindi la Paint Box l'abbiamo pronta, però ovviamente non dovrà disegnare questo genere di cose, ma dovrà disegnare qualcosa di un pochino più interessante. Ok, cioè quello che hanno fatto qui con questo renderer è una cosa carina, perché hanno praticamente isolato in un oggetto quello che è la logica. Provare a eseguirlo con anti-alias force. E in effetti mi era venuta curiosità, però poi ho detto vabbè, sarà un effetto, però sarebbe curioso vedere quanto incide una mazza. No. Non mi sembra che mi abbia considerato molto, quindi può darsi che non... Non mi sembra che abbia cambiato molto lo stile, cioè sta ancora arrotondando, quindi probabilmente lo fa forse su altre figure, su qualcosa del genere. Color Blender, Stroke Up, Style. Set color, magari qualcosa legato anche al font, che potrebbe essere, ma qui non c'è, vabbè, qui non vedo niente perché non sto usando la giusta interfaccia. Edging, probabilmente ci sono delle impostazioni in più, tipo questo edging, di che tipo è? Font edging, alias, anti-alias, subpixel, anti-alias. Quindi abbiamo un...
abbiamo diverse opzioni qui da scegliere, vediamo se cambia qualcosa. Ecco, adesso è cambiato decisamente, molto più schifoso, cioè è perfettamente netto, però appunto questo essere netto fa sì che è veramente brutto, è veramente... Penso che quel paint, l'anti-alias, lo usi quindi per i riempimenti e per le figure, per cui magari sì, perché sul carattere ci sono, c'è la storia della crenatura, c'è la storia anti-alias, ma c'è il clear type, ci sono in realtà vari algoritmi effettivamente che consentono di regolare più o meno lo stile del colore, quindi in questo caso... Quell'anti-alias forse non ha effetto quantomeno sul font, ma c'è questo font edging che è abbastanza potente. Se proviamo il subpixel anti-alias, qui almeno sul mio schermo l'effetto è ancora più sfumo, ancora più, cioè ingrandendo così sto ingrandendo un bitmap, quindi lo vediamo sgranato perché non è il font che si ingrandisce, ma sono io che sto zoomando la videata. Vedete, si impegna parecchio a fare in grandezza 1 a 1, è molto molto morbido, è molto morbidoso come testo, nel senso non si vede magari in live, ma quindi non anti-alias, ma per il font c'è il font edging da utilizzare, che ha anche qualche valore in più. Quindi ha questi tre livelli, 0 che fa schifo, anche se poi noi non andremo a tracciare del testo, o almeno nella mia intenzione al momento attuale non c'è questo desiderio, dici tu, giusto, in realtà avremmo dovuto fare questo, allora la logica sta tutta qui, un a canvas save, try finally, a canvas restore, che è un po' come un lock unlock, perché se magari abbiamo più thread che entrano, diciamo questo fa un po' il come formalità, di solito c'è il begin come in Fermo anche, ad esempio c'è un begin scene, end scene, quindi quando si inizia a lavorare sul disegno si fa una sorta di fermi tutti, posiziono, definisco e poi rilascio. Quindi torno alla sua implementazione, lì fondamentalmente cosa fa? Va a limitare le dimensioni, l'area di disegno del canvas in questo rettangolo. Poi crea questo oggetto SK Paint che quindi porta le caratteristiche del tratto, in questo caso tratto grafico, quindi lui non usa i font, ha un colore fisso, questo blu, e disegna una serie di percorsi. Questo All Paths è un array di ISK Path. Ok, vediamo se viene usato qui da qualche parte. Non viene usato nei demo qui su GitHub, però presuppongo che non sia nulla di così trascendentale. Cioè, per dare un'idea ad esempio del percorso, facciamo un bel percorso, così familiarizziamo anche con quello. Lo chiamo path, di tipo ISK path. In realtà lui utilizza quel famoso path builder. Ok, quindi partiamo da questo path builder, che è probabilmente come lo string builder, cioè probabilmente è un oggetto con cui buttiamo dentro un punto dopo l'altro e quello che ci tira fuori è il path, che è l'insieme dei punti. TSK path builder create. Ok, vedi che ci sono add polygon, add rettangolo, cioè
questo path builder deve fare, riconosce e crea dei recinti virtuali in un certo senso. O gli diamo, come dire, i vari percorsi, i vari punti, o aggiungiamo delle forme, cioè queste forme vengono aggiunte non per disegnarle, però ad esempio potremmo fare un rettangolo, un cerchio innestato, cioè potremmo creare tutta una serie di figure combinate che alla fine fanno un percorso comune. Cioè ad esempio, non so, aggiungiamo un path, tanti cerchi, creiamo un recinto che delimita come sagoma magari una nuvola, perché i cerchi uno dentro l'altro fanno, se a un certo punto gli diamo un fill di bianco, la riempiamo di bianco, se gli diamo un bordo grigio facciamo il trace grigio, e quindi abbiamo la possibilità di metterci dei punti e varie figure per far sì che il percorso, come dire, si venga eseguito spostandosi, creando delle righe. Quindi lui qui come lo va a creare questo? Ma se io invece creassi un path semplice per partire, tipo sk path, partiamo da questo path create, vedo che però vuole un handle addirittura. Path builder, ok, mi hai convinto. Ovviamente bisogna farsi aiutare da questo oggetto. Path builder, create, ok, partiamo da qui. Fammi vedere qui come viene usato. Viene usato in due contesti, se non ricordo male. In questo caso fa lo snapshot, quindi fa una foto di questo path builder. E qui lo fa sul draw, perché dice io ti devo disegnare, tu ti devo riprodurre il disegno, quindi devo fare tutti i tratti che hai fatto prima più lo snapshot, cioè la foto di quello che stai costruendo, perché stai muovendo il mouse, se stai muovendo il mouse, che è la condizione in cui noi abbiamo path builder ma non abbiamo un current path. Quindi questo snapshot ci tira fuori le foto di questo path. Qui viene creato e qui fa un move to last point. Quindi in pratica dice mentre noi ci spostiamo teniamo traccia di dove il mouse va, e quello diventa il nostro last point. Nel momento in cui il path builder viene creato fa move to in quel punto, e quindi vuol dire che inizierà a disegnare da quel punto dove noi in questo caso abbiamo fatto un click. Quindi noi usiamo move to, e poi quando facciamo un leave prendiamo lo snapshot, però facciamo anche un line to, quindi facciamo un move to per andare nel punto dove iniziamo a cliccare, e man mano che ci spostiamo, se stiamo cliccando facciamo dei line to alla nuova locazione, altrimenti ci salviamo solo la posizione del mouse. Quindi questo line to, ad esempio, mettiamo di voler riempire in qualche modo, così ci riusciamo a chiarirci il concetto di path. Quindi abbiamo creato l'oggetto che ci crea i path, gli diciamo ad esempio, non so, vogliamo fare il triangolo iscritto nella paint box. Cosa potremmo fare? Potremmo dire prendiamo il nostro, abbiamo il nostro a destination rectangle, quindi abbiamo, come dire, il rettangolo su cui disegnare il triangolo. Come potremmo disegnarlo? Potremmo dire ci spostiamo innanzitutto in posizione, partiamo dal basso a sinistra, che è ha una x di 0 e come altezza ha di fatto l'altezza del triangolo, ok? Quindi andiamo in basso a sinistra senza disegnare ancora nulla. Adesso facciamo un line to sempre con
per la larghezza, quindi ci spostiamo verso destra, e per l'altezza, quindi andiamo sull'altezza del triangolo. Quindi le coordinate, facciamo un recap, le coordinate partono in alto a sinistra da 0 0, quindi fondamentalmente se noi mettiamo dest 8 vuol dire che ci spostiamo in fondo sulla base del nostro rettangolo, che è l'area in cui possiamo disegnare, che è questo rect dest, destination rettangolo. Quindi qui vuol dire andiamo in fondo, qui vuol dire che siamo sul bordo sinistro del rettangolo. Larghezza e altezza come x e y vuol dire che andiamo in basso a destra, quindi noi ci spostiamo in basso, che è dato da 8, a sinistra, che è 0, e facciamo una linea in basso a destra. Da in basso a destra, dove ci spostiamo, facciamo una linea che va in questo caso in alto, quindi la y sarà 0, la x sarà la larghezza del rettangolo diviso 2, perché mi voglio fermare a metà, e così dovrei aver fatto un mezzo triangolo, cioè dovrei aver recintato, devo fare line 2 il punto iniziale, ovvero 0 e tutto in basso e torno, quindi mi sposto sul primo punto, traccio praticamente il lato della base, traccio il primo cateto, isoscele, e poi il secondo cateto. O meglio, non sto tracciando nulla, sto solo definendo questo percorso. Se lo voglio vedere, su Canvas avrò qualcosa del tipo draw path, che mi dice dammi un percorso che possa disegnare, e io gli dico pronti, c'è il mio path builder, e gli dico snapshot, chic, foto, abbiamo definito un percorso, lo estraiamo e gli diciamo al canvas disegnami qualcosa in questo percorso, cioè io ti do il recinto e tu devi disegnare qualcosa di concreto che è delimitato da quel recinto virtuale. Cosa gli diciamo? Usiamo l'oggetto paint per dirgli ad esempio che vogliamo come riempimento un verde, facciamo alpha colors green, e vogliamo uno stroke, vogliamo che il bordo abbia un tratto di 2, quindi più aumentiamo questo valore più diventa grande. Vediamo se sul riempimento possiamo fare qualcosa, se abbiamo qualche altra opzione, color filter, c'è cioè il dithering, path effect, vabbè, ci sono i vari effetti ovviamente, no, lasciamolo solo così per il momento. Draw path, gli dico questo è il percorso e questo è lo stile da utilizzare. Mi aspetto che lui mi dia un errore perché ho tralasciato qualcosa, però eccolo qua che viene fuori il rettangolone. Peraltro è disegnato da, se ridimensiono ovviamente lui riesegue la draw, il rect dest cambia e quindi lui adegua il triangolo praticamente alla nostra visualizzazione. Quindi noi che gli abbiamo fatto? Gli abbiamo detto move to 0, dest 8, quindi 0 è qui, 8 è qui, ci siamo spostati in questo punto. Poi line 2 with dest 8, mi sono spostato, vabbè c'è la mia testa, mi sono spostato qui e ho tracciato anche la riga, quindi non mi muovo virtualmente ma ho fatto diciamo la linea tratteggiata del mio recinto. Poi mi sono spostato a larghezza diviso 2, 0, quindi qui, e altra riga nel punto originale, e a questo punto questo recinto, se io dico riempimelo con di verde e disegnami questo percorso, lui utilizza il recinto per fare il riempimento.
Tra l'altro qualitativamente è molto brutto, e di come si è ghettato, perché colpa nostra, perché qui abbiamo messo nel paint anti-alias false. Ma se io lo vado a mettere a true, probabilmente otteniamo stroke ma lo stroke color ha bisogno di qualcos'altro. Sto cercando di capire, vabbè, poi vado a vedere la documentazione. Secondo me se lo facciamo così diventa molto più sfumatino e bellino. Infatti ha già cambiato cera, almeno come lo vedo io. Andiamo a vedere qua da vicino di come ha applicato l'anti-alias. Ha messo, ha sfumato il verde e noi l'avevamo spento, quindi l'avevamo spento ma non aveva effetto sul font, invece sul disegno ha molto effetto, direi. Ma qui dove lui fa, disegna queste robe, ok. Draw round rect, draw circle. Ad esempio fa questo round rect, rect. Ah, c'è il paint style, ok. Abbiamo il paint style, perché mi chiedevo dov'è che il colore del bordo, se lo voglio fare diverso dal, diverso dal, come dire, dal mio riempimento. Devo fare la cosa in due tempi, mi pare di capire. Ovvero, no, dov'è il nostro programma? Devo fare, vabbè, anti-alias a tutti ci può stare bene. Ad esempio gli dico colore verde e paint color, scusa, non style, paint style, fill, e così, e poi lo disegno. Quindi verde, riempimento e disegno, poi ripeto il disegno, però questa volta gli dico potremmo farlo fabric, bel rosso vivido, ma gli dico stroke e di nuovo faccio il disegno, quindi sto facendo il disegno due volte, però una volta con due colori diversi gli do riempimento, l'altra volta gli do recinto per dirgli di farci il tratto attorno. Quindi in questo caso dovrei ottenere un risultato, ok, il bordo è un po' sottile, non si vede forse benissimo, ma gliel'ha fatto il suo colore, sempre con l'anti-alias. Diciamo che lì dovrei paint, no, non color ma stroke width, impostiamo a 10, vediamo se adesso si dovrebbe vedere un pochino, un po' meglio, oh, adesso un po' più, ed è chiaramente facendolo nel punto, il bordo, il punto esce da sotto, ma c'è un arrotondamento, non c'è tutto il bordo perché ovviamente sfora. Però c'è senz'altro modo di dirgli che il bordo va fatto all'interno, all'esterno o proprio sul cordone del percorso, del path. Quindi, però in questo caso ho usato l'anti-alias sia per l'interno verso il verde sia per l'esterno verso il bianco, è stato, o verso il colore di sfondo, perché poi in realtà non abbiamo scelto un colore bianco solo incidentalmente, ma non so neanche se la paint box supporta un colore di sfondo nativo, può essere di no perché non avrebbe forse, esatto, molto senso, ma ciò non vuol dire che noi non possiamo andarglielo a definire, perché se io gli dico paint, ho
Ok, qui c'è il font, abbiamo il paint per per il colore tomato. Ok, qui potrei dirgli paint style fill tsk paint style stroke and fill, gli dico paint color di alpha colors punto white, quindi bordo riempimento colore bianco, ampiaglia se non interessa, gli dico canvas draw rect, il mio rettangolo è questo, lo stile è paint. In questo modo dovremmo avere disegnato anche il bianco dietro il testo e il così è proprio bianco, più bianco non si può. Però potevamo farci anche un motivo tipo carta da zucchero o qualcosa, non lo so, adesso non è... Questo serve solo per dire ok, sto disegnando quello che gli diciamo noi, quindi abbiamo a tutti gli effetti un comando, ci sta seguendo, ecco, questo è un po' il... E disegna anche molto bene, direi, da vedere così. Sembra molto 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 fatto bene. Well, quindi come proseguire? Ok, questo era giusto per fare un demo del path, far vedere la differenza tra il percorso e poi quello che invece concerne il... Sembra la soluzione dell'advent of code di oggi. Non è che volevo farlo l'advent of code, so che poi non potendo, non avendo tempo di fare live, ho detto quest'anno ormai. E poi ci sono dei problemini che in realtà mi danno un po' da fare, cioè mi piacciono queste cose applicative, ma la matematica mi lascia sempre un po' perplesso, quindi quei problemi sarebbero molto utili come esercizio, potrei... gli ho dato un'occhiata, quindi non ho visto quello di oggi, però... Ma qui, vabbè, poi proprio tutto un banalissimo utilizzare un API, quindi qui c'è, cioè, il lavoro hanno fatto... chi ha fatto la libreria grafica, che ha fatto una gran bella roba, e chi ha fatto questa versione per Delphi, che è fatta molto bene, anche perché i termini sono molto chiari, stroke and fill, paint style, cioè segue molto uno standard ben leggibile, ben funzionante, molto chiaro, cioè basta un attimo capire quali sono le funzioni da richiamare e guardare qualche esempio, ma non è eccessivamente complicato, però gli effetti sono decisamente interessanti. Quindi adesso noi dovremmo quindi iniziare a fare digerire in realtà una serie di percorsi. Non ho ben capito come mai qui hanno usato un array al posto di una lista in questi all paths, però vabbè, gli array dinamici, cioè tipizzati di Delphi, poi sono molto simili al, non è che ci sia molta differenza, e quindi lui fa una sommatoria, aggiunge gli elementi, c'è questa modalità di accodare elementi in un array, quindi fa una sorta di, lo espande dinamicamente, probabilmente per non semplificare troppo il codice e probabilmente per non dover fare una free o qualcosa del genere, anche se nel momento in cui... Ah sì, no, non devi farla free, giustamente. Non bisogna preoccuparsi di... probabilmente l'ha fatto per questo, perché la list va deallocata con free. L'array invece
Delphi è una struttura dinamica che nel momento in cui esce dallo scope, diciamo che viene rilasciata. C'è un problema degli oggetti che ci stanno dentro, perché anche quelli andrebbero rilasciati. Ma siccome viene usata l'interfaccia, che è reference counted, nel momento in cui l'array sparisce, i riferimenti che ci sono dentro non sono più referenziabili, quindi il ref count va a zero, elimina anche tutti gli oggetti. Quindi in poche parole c'è gestione automatica della memoria built in, quindi si è proprio escluso di doversi gestire anche questa cosa. Beh, io direi che mantengo la stessa. Quindi lui, non ho ben capito perché si tiene questo current path, forse perché nel momento in cui rilascia il mouse ha bisogno di andare ad aggiungere anche quello all'elenco dei percorsi, però vabbè, adesso vedo un attimo. Quindi lui si memorizza il path corrente, che probabilmente è quello che unisce i due punti del percorso che congiunge con una riga lo spostamento che noi facciamo con il mouse quando il cursore, cioè quando il tasto è giù, il tasto è cliccato. Questo memorizza sempre l'ultimo punto, quindi se ci muoviamo col mouse e non clicchiamo, lui però deve tenere traccia di dove ci siamo fermati l'ultima volta, dove partiamo, perché quando facciamo il click col mouse lui inizia a creare un percorso, quindi il percorso deve fare una move a quel punto, perché comunque non dovrà disegnare fino a quel punto ma dovrà partire da lì. Quindi il resto sono tutte line 2. Nel momento in cui rilascio il mouse fa lo snapshot, lo mette in current path e poi finisce negli old path. E pressed sì, è lui che trova il modo di tenere traccia del fatto che il tasto sia premuto oppure no, e poi ci sono tutti gli eventi. Quindi qui potremmo dire che io userei la stessa identica implementazione, ovvero stiamo disegnando, ok, il nostro paper frame. Quello che non capisco è come mai tratta in maniera diversa questo current path. E lo mette a nil qui. Però ha senso, sì, ha senso, perché lui, beh, potrebbe usare anche il path builder, non capisco perché. Path builder viene ricreato, quindi perché non usare il path builder per fare questa cosa? Current path nil. Mouse leave. Sto pensando. Lui, ok, lui si gestisce tutto con path builder e current path. Però perché qui non va a guardare solo lo snapshot del path build? Perché ha bisogno di salvarselo in qualche modo sul mouse leave? Perché poi sarà da ricreare, ok? Mentre io mi muovo, tra l'altro qui c'è una distanza minima che viene calcolata, quindi ok, c'è anche questo. Come dire, lui lo recupera, però nel momento in cui qui lo recupera, lo salva e poi lo mette a nil, cioè non capisco perché lo salva qui dentro. Mi viene da dire che normalmente dovrebbe avere tutto nel path build, a meno che il path builder fa tutti gli spostamenti, ok.
last point, qui c'è sempre last point. Boh, io quasi quasi provo a farne a meno, perché questo Carlin Pat cioè se ho il pad builder e non l'ho ancora completato, cioè un conto potrebbe, dove potrebbe servirmi? Potrebbe servirmi se il pad builder è assegnato, il current path non è assegnato, vuol dire che io sto ancora disegnando ma non ho sollevato il mouse. Ok, perché current path quando clicco vanilla viene valorizzato praticamente solo qui se è già nil. Ma dal momento in cui tu, come dire, recuperi dal path builder, metti, lo metti nei path vecchi e lo resetti, cioè l'unico punto in cui viene valorizzato è qui, in un valore diverso da nil, dove però viene salvato e rimesso a nil. Quindi non mi spiego, secondo me basta questo. Per me basta il pad build. Io ho questa sensazione. Cioè, il pad builder, se inizializzato, vuol dire che stiamo costruendo un percorso, stiamo agendo con il mouse. Scusate, mi sono visto in cam, non era bella questa immagine delle. Io provo a fare senza, poi magari è solo una questione di ottimizzazione. Non ho idea, però mi sembra che non serva a tutti gli effetti. Una cosa che forse potevano fare è qui, quando lo vanno a disegnare, dire se sto disegnando un path magari lo faccio in rosso mentre faccio in blu quello, come dire, finale. Poteva starci anche questa cosa, come se fosse transiente, non so, il. Ok, comunque la logica mi è chiara, quindi io quello non ce lo metto, il current path ci metto, last point sì, perché di tipo point F, point float, perché devo sempre sapere dove il mouse e usare quello come punto di partenza. E qui probabilmente per ottimizzazione si calcola anche una distanza da che minima che ho percorso, quindi quella va calcolata. E questi all paths in realtà sono i miei tratti, cioè i miei disegni, non saprei come dirlo, sono i miei drawings, i miei paths. Io non userei il termine all paths, ok, perché lui ne ha uno corrente e ne ha diversi, quindi c'è questo array di percorsi, ho il famoso path builder e lo metto qui, path builder, isk path builder, molto comodo. E c'è questo pressed che mi semplifica il fatto di come dire, memorizzare se sto premendo meno, sto tenendo meno premuto il tasto. Tutti questi sono eventi della mia box, quindi ho mouse down, mouse leave, ho il mouse move, ho il mouse up, poi il mouse wheel che potrei usarlo per. Ok, se faccio un save mi vanno via tutti per ottimizzazione, quindi mettiamoci giusto un segno a posto così
Ok, quindi vabbè, uno l'aveva il mouse sleeve, mi sembra che lo avesse utilizzato per qui fa proprio l'assegnazione. Ci sono un paio di cose da auto capture, non ho idea cosa serva, ma mouse sleeve, vabbè, o mouse sleeve o mouse up, uno richiama l'altro, direi che preferirei fare questa gestione nel mouse up, quindi per ricondurre il mouse sleeve ecco perché non l'ha fatto perché era più semplice, ok, cioè, effettivamente ha ragione, quindi perché quantomeno il mouse sleeve possiamo passare un parametro solo, sì, o comunque lo stesso sender e non abbiamo altri parametri, ok, ci sta, quindi il mouse sleeve ci sta. Allora, mouse down, dobbiamo mettere press the true, dobbiamo creare il nostro path builder, quindi iniziamo a tracciare il percorso, memorizzo dove mi trovo con il mouse down ce lo dà, e faccio sì che, allora, questo magari me lo memorizzo prima, mi faccio sì di spostarmi in quel punto perché il disegno dovrà partire da lì, e questo io non lo utilizzo, non so perché, ma non credo che mi serva, ma magari lo scoprirò nel momento in cui mi servirà, che forse mi serviva veramente. Poi c'è questo mouse sleeve che vuol dire rilasciamo il mouse. Quindi sul mouse sleeve lui qui cosa fa? Lui dice ho un path builder, altrimenti me ne devo fregare. Cioè, path builder è un oggetto che qui fa if assigned, ok, if not assigned path builder, ce ne andiamo, perché vuol dire che non stiamo costruendo un percorso, lo costruiamo se facciamo un mouse down che ci consente di andare a crearlo e iniziare a spostarsi. Sul mouse sleeve dobbiamo avere un path builder, e allora vuol dire che se abbiamo un path builder stiamo iniziando a fare un percorso, quindi se usciamo dalla videata col mouse o abbiamo rilasciato il tasto, dobbiamo salvarci quel percorso per poi andarlo a disegnare. Poi alla fine l'effetto è poi questo. Quindi path builder snapshot ci dà il path, quindi banalmente se non abbiamo un path builder segnato usciamo, altrimenti andiamo sui nostri percorsi e aggiungiamo al nostro array, come c'è scritto qui, che è un array con il nuovo percorso da aggiungere, che è lo snapshot tirato fuori dal path builder. Dopodiché path builder diventa nil. Questo forse si potrebbe mettere anche in un finally, che non si sa mai, cioè mettiamo che fallisca l'inserimento del percorso nell'elenco, garantiamo comunque che il percorso finisca, se no mi rimane un percorso appeso e quindi mi piace di più scritto così. Mouse up si traduce, lascio il mouse, nella stessa cosa del mouse leave, e secondo me qui non c'è bisogno d'altro, però magari mi sbaglio, nel momento in cui lo andremo a eseguire vedremo
qual è la problematica. Mouse Move si è fatto un minimo, un min point distance, vabbè, non voglio fare proprio un copia e incolla, però in questo caso ci sta, la potremmo definire anche altrove. Però che bello il due punti uguali del Pascal Delf, sì, un po' morfo quando uno, però ecco, sì, la cosa che apprezzo di più è la leggibilità del codice, quello secondo me in termini di linguaggio è quello che garantisce proprio, è una delle cose che apprezzo di più del linguaggio, la chiarezza, cioè, non è Objective-C, quindi ce ne sono chiaramente di leggibili, però per come, quindi che controlli fa? Allora, intanto si deve recuperare il punto. Ah, quindi se non stiamo premendo non facciamo nulla, non va neanche a salvare il, no, non va a fare niente, quindi allora if not pressed non dobbiamo fare nulla, perché le uniche cose che ci interessano da fare sono a tutti gli effetti quando il tasto è premuto, quindi quella ragione. Dobbiamo avere un pad builder, quindi se mi sto spostando, if not assigned pad builder vuol dire che non sto definendo un percorso, quindi non mi interessa andargli ad aggiungere dei punti, o se arrivo fin qui vuol dire che sto facendo un percorso, il tasto è premuto a questo punto, che anche qui mi viene da dire questo pressed per me è inutile, perché il path builder, è vero che potremmo avere anche altre condizioni, però questo path builder, yes, fa il giro, cioè questo pressed viene messo tra, quando è che viene messo true? A false, scusate, mai? Non viene mai messo false. Qui va true, qui c'è la dichiarazione, qui viene messo true quando clicco giù, poi non viene mai messo false, quindi c'è anche un bug che non funziona, cioè non è un bug perché rimane sempre true, ma in realtà lui non sta usando questa variabile in qualche modo, quindi io sarei per fare questo, ovvero me ne libero e buonanotte al secchio, che tanto non mi serve a niente, e mi sono già semplificato il codice. Dicevamo, siamo sempre qui, quindi bellissimo, c'è, ok, quindi dobbiamo prendere il current point, per così dire, quindi l current point è il point f di x e y che ci vengono passati, perché mentre noi ci spostiamo arrivano le coordinate, ci creiamo attorno il punto che è comodo perché come fa qui abbiamo il last point, facciamo la distanza, if last point distance current point, potevamo fare anche il contrario, dipende da come uno la vuole leggere, però cioè se la distanza è uguale, sì dai, forse è meglio così, se la distanza dell'ultimo, se l'ultimo punto dista rispetto a quello attuale più di 5, così praticamente loro non, cioè se io rimango sullo stesso punto e non mi muovo e faccio dei micro movimenti non viene aggiunto nulla, se inizio a spostarmi e inizio a dare delle posizioni molto distanziate l'evento diventa più rarefatto, ma lui comunque si accorge del passaggio e tira comunque la riga, quindi fa il tratto univoco. Quindi in questo caso if diciamo così che maggiore o uguale a 5 vuol dire se è inferiore
a 5, che poi è il min point distance, allora non dobbiamo fare nulla. Io sono abituato a scrivere i controlli in questo modo, piuttosto che fare un mega if, faccio una verifica delle precondizioni e se tutto va a buon fine il codice va in verticale. Quindi a questo punto l'unica cosa che ci serve, qui metto un current path a nil. Perché lo metti a nil? Perché questo ce l'avrai solo nel momento in cui rilasci. Però tanto io leggo lo snapshot, quindi non capisco. Allora, path builder line 2, e mi devo salvare il last point. Allora, facciamo così. Vabbè, questo va bene. L current point, current point y, last point diventa current point perché mi devo salvare il percorso, e qui viene dato un redraw, ok, per dirgli guarda che ti devi qui si può castare anche in maniera diretta o usare paintbox, tanto che io ho chiamato paintbox, ok, redraw. Quindi intimiamo di ridisegnarsi, manca il suo disegno. Ok, in realtà qui noi abbiamo già una draw, quindi tutti gli esempi che abbiamo fatto prima potremmo anche tenerli. Li vado in realtà a sostituire con questo clip rect, non penso mi occorra, nel senso che qui viene creato quindi un oggetto paint già impostato con il paint stroke. Quindi facciamo che disegniamo sempre la carta sotto, il bianco, quello lo teniamo. Teniamoci anche il font eccetera, però ecco, invece del path. Facciamo un var path paint, ISK paint. Più punti uguale tsk paint create tsk paint style stroke, quindi qualcosa per il tratto come fa qui. L anti-alias, abbiamo visto che conviene abilitarlo altrimenti il tratto fa schifo. Path paint color per punto uguale, qui ho usato un blu che noi possiamo tenere, ma l'ideale è che poi quello che a me piacerebbe dopo è dire mi crea una tavolozza con diversi tratti, diversi colori, e quindi andare un po' a estendere questo esempio che ci sta. C'è questo set effect che possiamo prendere direttamente, che gli stonda in modo particolare il contorno. Il fondale della riga che va a tracciare deve avere la punta arrotondata, diciamo, quindi, e questa dimensione mette un 4. In realtà vorrei provare a fare una cosa, ok, la provo dopo, che tanto. Quindi lui qui cosa fa? Dice io vado a prendere var lpath in, prendiamo i nostri percorsi, li enumeriamo e per ciascuno, attenzione che qui abbiamo sbagliato il path paint, ok, abbiamo il path
questo gli cambio. Lo chiamo così che mi piace di più, perché mi dà l'idea della penna. Ok, quindi qui andiamo a tracciare questa roba e sono tutti quelli pregressi, cioè tutti quelli che abbiamo già salvato. Qui c'è il salvataggio dello snapshot, cioè il disegno dello snapshot, quindi dovremmo dirgli che se assigned path builder, forse ho capito perché lo usa, perché nel momento in cui noi facciamo mouse down lo creiamo, ci spostiamo, però se andiamo a fare uno snapshot di fatto non c'è nulla qui dentro. Potremmo passargli un, cioè il path builder vuol dire che stiamo iniziando un percorso, però ancora non abbiamo, abbiamo fatto uno spostamento magari, ma ancora non abbiamo tracciato qualcosa, quindi potrebbe esserci uno snapshot vuoto, è quello che, è per quello che forse usa questo espediente. Ma vabbè, lì potremmo poi sempre vedere se, se lo snapshot in qualche modo, dopo andiamo a vedere il codice magari, così ci, ci informiamo. Comunque, detto questo, io disegno il path in costruzione come se nulla fosse, mi viene da dire, perché che me frega. Vado sul path builder, prendo quel percorso che sto costruendo e lo disegno dopo gli altri, e poi faccio il restore. Quindi questa roba ci direbbe compilare, vediamo se, quindi ho lasciato il testo, ho lasciato un po' di robaccia, vedo che non sta succedendo nulla. Vediamo se è un problema di redraw. No, vedo che non sta succedendo nulla. Come mai? Avrò invertito una condizione o qualcosa del genere. Mouse down. Dobbiamo poi mettere il path builder a nil. Ah, ce l'abbiamo già qua, ok. Ok, chissà dove mi sono, dove mi sono sbagliato. Ci vuole, c'è quella proprietà da impostare, come si chiama, la capture, no scusa, it test a true. It test è la proprietà che consente, siccome qui stiamo lavorando in FireMonkey, che possiamo mettere controlli uno dentro l'altro, inboxare roba una dentro l'altra, succede che alcune cose sono sopra ad altre. Mettiamo ad esempio un'immagine dentro un pulsante, se clicco sull'immagine che sta dentro il pulsante, in realtà voglio pigiare il pulsante, però l'immagine, se gestisse il click, mi farebbe da ostacolo, cioè se io vado sull'immagine dentro il pulsante e clicco non succede niente, se vado sul pulsante il pulsante va giù e va giù anche l'immagine. Quella proprietà il test che abbiamo qui serve per dire, quando tu clicchi, io se sono davanti a qualcos'altro ricevo il click al posto dell'altro, oppure il click passa sotto. Quando il test è false vuol dire che è come se fosse trasparente per il click e il click finisce sotto, però secondo me questo ci impedisce di catturare quantomeno gli eventi del mouse.
ok, adesso qualcosina sta succedendo. E questo secondo me è il motivo per cui mi becco, per cui ha messo il current path. Quando rilascio il mouse leave, sorry, che è un mouse leave, ma no, ma che... no, sì, va bene. Ho scritto una robaccia. Ho chiamato il mouse leave del form che non è neanche segnato. Mitico Fubit, buonasera. Buon momento, un po' che non vedo qualche live, quantomeno in diretta. Vedo a volte che ci sono nuovi video, quindi, ed è un po' che anch'io non streamavo, quindi, però infatti stasera ho deciso di mostrarmi spaventando il pubblico proprio per mio malgrado, ma per far capire che ci sono ancora, a vedere se si incazza ancora. No, adesso perfetto, quindi io mi potrei fare la mia firmetta, tac tac, davvero ganzo. No, mi piace questo bordino che forse dalla live non si vede, ma ha un anti-alias veramente, ha una non programmazione piuttosto disordinata, come succede. Invece ho deciso di fare un po' di prove con una libreria grafica in Delphi, una libreria di Google, che però ha un... ci sono stati dei volenterosi che sono stati bravissimi, hanno fatto un... non un port, cioè un wrapper, un... o come si dice, un binding, che adesso c'è questo termine nuovo che si usa in Python, per Delphi, dove si possono sfruttare queste funzionalità. E volevo riprodurre in separata sede qualcosa che c'era in un demo, direi che più o meno dovrei esserci riuscito, togliendo roba che secondo me era superflua, e poi c'era pure un bug, quindi c'era un flag che non veniva resettato, per simulare praticamente la scrittura video. In realtà adesso che sto facendo col mouse, quello che in realtà io vorrei fare in un secondo momento, intanto qui viene blu, cioè sono blu le scritte che io sto facendo, però mi piacerebbe che questo ad esempio che sto disegnando avesse un colore tipo diverso e diventasse magari blu alla fine, e mi piacerebbe in realtà che questo disegno non venisse dal mio mouse sul mio schermo, ma dal mio mouse su un tablet, sullo schermo, che legge le coordinate e fa il disegno dove io traccio, ma manda le coordinate a un'altra applicazione che poi disegna, come la lavagnetta. Ho sentito delle idee che ti butta giù righe di codice a partire dalla descrizione del problema da risolvere. Non so se ti riferisci a Git, come diavolo si chiama, o a chat, la chat del momento, quella che ti... che anche quella butta giù diverse, butta giù del codice e anche delle cose molto ampiamente descrittive. Ben, tu secondo me stai parlando di Git, di Copilot, Tab Copilot, questo. Anche se è andato incontro un po' già alle prime rogne, non tecniche ma burocratiche, perché mi pare di aver letto in giro che la IA che prende codice altrui da suggerire come codice da utilizzare viola la licenza del codice da cui prende spunto in certi casi, perché magari la licenza impedisce di utilizzarlo, impedisce di... e quindi iniziano a, come dire, a esserci i primi intoppi un po' burocratici. Ah, però di per sé l'IA funziona tranquillamente, perché solo ovviamente in certi linguaggi, TypeScript, JavaScript, quelli in particolare quelli poi dinamici, quindi in come dire, qui in Delphi non,
Ecco, quando si fa questa wait è facile che ti scriva tutto il codice. In realtà non c'è solo questo, c'è anche Tab9, che è un altro tool che fa appunto code completion, che gira su Visual Studio Code e ChatGPT, sì, è la chat, a meno che lui non si riferisse a quello, che però dà codice ma dà anche tante altre cose, cioè ChatGPT. Mi sono registrato anch'io, ma devo ancora provarla, quindi anche se sarei proprio curioso. Write a poem. Ah, capacity vuol dire che siamo a regime, cioè non, forse non ero loggato, non lo so. Vediamo se, ah, questo è un ponte, questo no, sì, sì. Una volta credo di essermi sbagliato, me l'ha accettata lo stesso, perché magari è... abbiamo una buona high demand. Ci credo, quindi... Parlami del linguaggio di programmazione di... Vediamo se... Qualcuno si prese la briga di misurare qui circa... Io mi ricordo di programmazione di tanti oggetti sviluppato da Bohan, tanto... Quindi elementi del linguaggio C++, principalmente sviluppo di applicazioni per Windows, potete utilizzare per creare app Linux e mobile, è giusto. Quindi anche più aggiornato della wiki. Dammi la ricetta della carbonara. Quindi è facile da usare, che la progettazione viene più integrato con strumenti per la creazione di interfacce utente, la gestione dei dati e molto altro. Beh, questo mi faccio un copia e incolla che mi servirà. Dammi la ricetta della carbonara. Sembra una shell, tra l'altro, cioè ha un po' l'effetto. Chiaramente avrà recuperato da non so quali fonti. Base di uovo, pancetta, guanciale, pepe, formaggio, pecorino. Altri tipi di pasta, mulligatoni, fettuccine. Fantastico. Sì, le barzellette... Effettivamente anche nel film Cortocircuito il test di intelligenza, o in quel caso di vita propria, era legato al capire una barzelletta, quindi in questo caso... No, è sicuramente uno strumento... ho visto degli screenshot di gente che chiedeva roba, sia dei AI che costruiscono arte e queste cose qui, diciamo che sono affascinanti e anche un po' inquietanti per certi versi, quindi... Buon appetito, io. Adesso mi è venuto fame, mi è venuto voglia di carbonara, porca miseria. Ok, torno alla mia applicazione, anche se, come dire, è interessante. No, volevo fare di colore diverso. Allora, l'effetto è ok, però volevo fare di colore diverso i path già scritti rispetto a quello che sto scrivendo, giusto per introdurre qualcosa di... Beh, red va bene, tanto così lo vedo, e poi vado a eliminare il testo. Vabbè, lasciamolo lì, tanto fa lo stesso.
Brack. Ok, così, perché di lui così è temporaneo, però non mi aggiorna il, perché non mi aggiorni? Sul mouse up dovrebbe farmi un fa un leave. Ah, ci manca un redraw qui. Ok, ci sta. Ci manca un redraw in più, perché vediamo se ora funziona. Ok, adesso così se io mi riprendo da lì vedo da dove mi sono fermato e vedo, diciamo, quella corrente. Quindi poi un altro effetto potrebbe essere anche quello di avere un puntatore, però già che poi le coordinate vengono trasferite correttamente dovrebbe essere sufficiente. Chiediamogli di schia, così parlami della libreria schia di Google. A parte che gli ho detto i dettagli, sono stato, forse potevo dirgli cos'è schia però diciamo che così schia è una libreria open source sviluppata da Google per la gestione delle grafiche vettoriali, viene utilizzata in molti dei prodotti Google, da cui Chrome, Android e Google Chrome OS, che sta diventando uno dei miei sistemi operativi preferiti, Chrome OS. Sappiatelo, è scritto in C++, fornisce un'ampia gamma di funzionalità. Sì, è schia, la mettete dappertutto, è veramente stra... Fai ciclare i colori così mi è tutto psichedelico. No, in realtà volevo fare la selezione del colore e anche dello spessore del tratto, però diciamo con calma. In realtà ero partito dall'idea di studiare cose legate, puoi provare il dark mode, ah questo qui, non lo vedo, ah qua, si è vista l'ora. Diciamo che io non sono un... Anche il mio Delphi è dark, ma solo per un caso fortuito, ma sono sempre stato... Ah, posso anche votare. Beh, comunque è molto... Come dire... Potente, facile da usare, no, ci sta, almeno ha assunto il giusto, quindi... L'idea, appunto, come dicevo, era remotizzare questa scrittura e aggiungere ovviamente anche una palette magari di adesivi, di effetti, quindi andare a costruirci un programmello un pochino più interessante con una sorta di pilota remoto, che sarebbe bello se fosse integrato. Cioè a un certo punto io potrei dire all'applicazione: fatti guidare dall'altra app, e quindi io banalmente metto in comunicazione due app uguali, dove quello che disegno in una viene tracciato anche nell'altro, oppure faccio un mirroring, o in alternativa mi sembra la soluzione più ovvia, cioè le coordinate del mouse arrivano o dal mouse o da un sistema virtuale che le riceve ad esempio tramite Bluetooth. Quello sarebbe una figata, perché nel buon Delphi abbiamo dei simpatici componentini Bluetooth e Bluetooth LE, che io pensavo che fossero, come dire, un po' spartani, invece c'è tutta la gestione del pairing, della lista, dello scambio dei profili. Tra cui ci sono anche quelli standard, tipo quelli specie di telecomandini che supportano il play, lo stop, quindi i protocolli
abbastanza standardizzati, quindi low energy e anche quello normale, quindi sarebbe interessante metterlo in comunicazione con un tablet o viceversa, e quindi avere il disegno riprodotto in tempo reale da un'altra parte o tramite rete, cioè anche quello è grazie ai componenti. Diciamo il Bluetooth mi interessava perché era carino vedere tutta l'API che c'è a disposizione, con cui si può, come dire, mettere in comunicazione un device, cioè non con un device noto che trovi in commercio. Cioè io posso dire, non so, il mio tablet, la mia applicazione quando parte espone via Bluetooth un certo profilo, si può rendere disponibile per il pairing, dall'altra applicazione faccio la ricerca, posso pescarla, posso metterla in comunicazione e ho delle send da una parte, receive dall'altra e viceversa, quindi diventa una comunicazione bidirezionale, e tramite questi componenti ho degli eventi che mi dicono c'è la ricerca ha dato un nuovo dispositivo disponibile, il dispositivo si è connesso, si è disconnesso, e quindi si riesce un po' a tenere le fila di una comunicazione fatta a Bluetooth. Se l'obiettivo è scambiarsi dati semplici, ci sono anche i componenti per il tethering, che sono stati uno dei primi su cui ho fatto delle live, ovvero gli si dice rete o Bluetooth, e questi componenti definiscono, diciamo, un'app con un eventuale password e un nome di profilo di servizi in qualche modo, quindi definiscono un nome che è utilizzato da due lati, mettono le due applicazioni in comunicazione, si possono passare delle informazioni, quindi tutta la parte praticamente del pairing viene fatta in automatico o sulla rete tramite delle porte che si ricercano per fare discovery e cose di questo tipo, oppure usando il Bluetooth. Quindi è un po' come se dicessi: guarda, i dispositivi gestiscili tu, le connessioni Bluetooth gestiscili tu, io voglio semplicemente sapere quando un'applicazione, un dispositivo si rende disponibile e ha un profilo, questo app profile, cioè mi riesce a fornire un certo servizio o a ricevere un certo servizio. Laddove c'è coincidenza con i nomi, le due applicazioni vengono messe in combinazione. Questa è una tecnologia che è fantastica, ad esempio, per fare delle app di compendio, tipo un gestionale, ho un campo, lancio un'app sul cellulare che mi attiva il barcode, leggo il barcode e l'applicazione trasferisce direttamente via Bluetooth all'applicazione Windows. Cioè ho un'estensione della mia applicazione sul desktop che sta dentro un device separato dove giro un'applicazione, e con due componenti gli dico: guarda, tu sei il profilo lettura barcode, e dove lo cerco, le applicazioni automaticamente si cercano e si mettono in comunicazione. Quando non mi serve più, chiudo l'applicazione, la riapro e mi ricollego. È un peer-to-peer, quindi è quello anche il bello del... cioè che quando le lancio, se il profilo è lo stesso, si parlano e quindi si possono realizzare delle chat, si possono realizzare dei sistemi di questo tipo, lasciando che le applicazioni si cerchino e si colleghino da sole. Quindi ognuno sa quali sono le altre applicazioni collegate, può fare un broadcast di messaggi, oppure tramite un GUID può mandarlo all'una o all'altra nello specifico. Quando ricevono un messaggio in broadcast sanno da chi è arrivato, quindi possono parlare direttamente con tutti o con solo una. Quindi si fanno, diciamo, questo gruppetto di applicazioni zitelle che chiacchierano tra loro, e il tutto gestito in automatico. È molto potente, molto, molto efficace, cioè alla fine c'è da scrivere zero codice. Invece con i componenti Bluetooth ci sono gli eventi, c'è il pairing, dobbiamo andare a gestire a mano. Il vantaggio è che qualunque altro device o applicazione scritta con un altro linguaggio che esponga servizi Bluetooth con quel nome, con quei codici, di fatto praticamente è utilizzabile e può essere vista come device di controllo. Quindi questo me lo farò nel next step. In realtà avevo pensato a un gioco che era una versione, come dire, rivista di campo minato, perché mi è ricapitato
sotto gli occhi questi giorni. Volevo usare Skia per fare un gioco disegnato, però con un po' di animazioni, nel senso, ecco, il posto della mina è qualcosa che esplode. In realtà al posto delle mine volevo usare una cosa più pacifista, ma non un campo fiorito che lo trovo triste, ma usare delle cacche, che è ancora meglio. Quindi chiamarla cacca, e quindi quando becchi la cacca sulla casella hai perso, mentre puoi mettere un fiorellino attorno alla bandierina famosa per dire ok, qui c'è la cacca. E quindi vabbè, però il concetto è sempre quello del campo minato, quindi. E disegnare quindi con Skia una griglia, gestire i click, gestire praticamente tutte le interazioni dell'utente e usare questa libreria grafica per fare magari i riquadri con un gradiente, cioè usare qualcosa di bello da vedere, a differenza delle applicazioni che abbiamo fatto, dei giochi che abbiamo fatto fino ad oggi, che non erano proprio quella gran bellezza, come dire, da vedere. Erano utili per far vedere come usare immagini, effetti, però insomma non è che ci fosse, come dire, più di tanto da vedere. Beh, il paper, dai, funziona, l'applicazione funziona, intanto abbiamo visto un attimo come disegnare. Cacca di cane non raccolta, sarebbe perfetto, perché c'è anche il messaggio dietro alla fine del gioco. Ricordati che se hai un cane o sei uno che ha dei problemi. Vabbè, no, quello non ci sta bene, quindi vorrei che qualcuno poi se la prendesse in essere inclusivi e quindi non fare queste battutacce. Niente, io torno nella mia schermatona con cacca di cane non raccolta, così qualcuno si collega adesso e dice di che cosa stanno parlando questi. Per cui l'idea era un po' quella. Adesso vedrò se proseguire questa app di disegno, che comunque è molto propedeutica, quindi cioè, è semplice da fare. La complessità dipende un po' da quanti effetti uno vuole metterci. Però ecco, già una palette di colori è un tratto di diverso spessore, non dovrebbe essere una cosa così complicata. La mia barba sguarnita è veramente orrenda, devo dire. Mi invecchia anche più di quanto non sia, e quindi detto questo, come si dice, si è fatta una certa. Non ho guardato in giro. Il mercoledì la scelgo di solito perché probabilmente è una giornata di calcio, mi viene da dire, perché vedo che non ci sono, come dire, molta gente che sta a fare, come dire, programmazione, e quindi io però non seguo il calcio, per cui vedo che stasera nessuno sviluppa di quelli che, a meno di quelli che seguo di solito. Di nuovo Quantici, questo mi sa che sia un gioco. Ok, nessuno, niente. Stasera niente. Niente programmatore, adesso vedrò se fare un raid a qualcuno. In realtà non so neanche quanti siamo, perché ho sempre dei dati un po' altalenanti, ma vabbè, fossimo anche in uno, diciamo, il raid lo preparo. Che dire, dunque, la prossima settimana, che giorno sarà? Il 21, beh no, dai, un'altra live forse ci sta prima di Natale, così si può fare gli auguri. Intanto grazie a quelli che sono stati, mi sono accorto ora che c'è la camera, che sono stati presenti, sono tornati dopo. Sì, stasera non si produce, esatto, vedete che mercoledì è più il giovedì, ma il giovedì è molto. Se vuoi fare un ride, oh, mi piacciono i suggerimenti. Benchio 89, più che altro perché così se sono sviluppatori, riconosco anche qualche altro sviluppatore. Haskell, beh, dai, così possiamo conoscere anche una persona nuova, così che, siccome non lo conosco, facciamo la conoscenza. Fa programmazione in Haskell, quindi
complimenti per... Io l'ho visto, penso... Cioè, è una cosa che secondo me, se uno ci entra dentro, impazzisce, ma nel senso buono. Cioè, la programmazione funzionale è una cosa molto interessante, quindi... sempre un po' schivata perché, come a volte mi dico anche, bella, ma sono un po' vecchio per queste cose, come si dice. Sì, la divagazione AI ci stava, però effettivamente non l'avevo ancora provata, era tanto che ne sentivo parlare e ci stava a buttarci un occhio, è inquietante, quindi no, direi che dai, mercoledì prossimo, se non ci sono imprevisti, un vero santone della sofferenza fatto a programmazione. Quindi andiamo a fare il ride da questo programmatore, così allarghiamo un po' la cerchia di nostre conoscenze e vediamo che cosa fa. E niente, salvo imprevisti, direi che la prossima settimana facciamo la live pre-natalizia e vediamo, così per chi c'è ci faremo gli auguri e vediamo poi cosa portare, se continuare questo filone oppure se esce nel frattempo qualcosa di interessante da vedere. Intanto preparo il ride, quindi vi ringrazio di nuovo. Non è venerdì, quindi non posso dare un buon weekend, ma siamo già a metà della settimana, quindi teniamo duro e presto è Natale. Grazie di nuovo a tutti e alla prossima, quindi rimanete per il ride e alla prossima. Ciao a tutti, buonanotte.